Un figlio arriva da me e si è tagliato il cazzo con le forbici. No, aspetta, non ho capito. Tuo figlio diventa Rocco Schiavone, cioè cosa gli dici? Chi è Rocco Schiavone? No, scopri che hai una figlia nata da una persona che ti ha rubato il seme. Come ti ha rubato il seme? Da Champer, questo. Cioè tuo figlio c'ha un di una tipa. Non lo sai. Come fai a saperlo, vecchio? Ma se tuo figlio commettesse un crimine e tu lo denunciassi, saresti comunque considerabile una snitch? Cioè, poi ti snitcherebbe? Saresti una snitch o no? Non lo so. Non lo so. In famiglia sei snitch? In famiglia sei ancora più snitch. È uno che fa la spia. È uno che fa la spia. Lo snitchare, bro, è anche il tuo dovere. Beh, da genitore. Non snitchare, bro. Bro, sì. Non snitchare. Ma non ho capito la cosa. No, cioè lui la cosa che ti dice è: se tu se un membro della tua famiglia fa una roba e tu fai tipo che cosa? Come ha detto, un crimine. Ma okay? Un crimine tipo un omicidio. Ma qualsiasi roba, ma tipo... non entra nello specifico. Non ti interessa. Senti, sono fan del serial crime. Allora, si ubriaca una sera, guida la macchina, investe qualcuno e lo uccide. Scappa. Ma vabbè, ma non era, chi se ne frega dei cavoli. Guarda, era... e te lo dice. Peso, vai. Era più un se tu, cioè, puoi fare la spia in famiglia alle autorità o no? Allora, tecnicamente penso che sei coperto. Vabbè, però aspetta, io non mi addentrerei, subito perché esatto, uno dei miei punti riguarda proprio era proprio se investe uno ubriaco. No, però insomma siamo nello stesso argomento. Ma parliamo un po' di che cosa parliamo oggi. Vuoi spiegare tu l'argomento, Nicola? No. Volevi farlo te, Frank? Sì, oggi finalmente parliamo di Call of Duty, che è uscito da qualche giorno e stanno tutti giocando come dei matti. Ormai vivono in una realtà parallela. No, grazie. Quindi vorrei i primi feedback a caldo di questo nuovo Call of Duty. Il solito identico Call of Duty, ma con più problemi. Però noi ci giochiamo lo stesso. Si spara. Ma veramente. Anzi, gli diamo più soldi. Quanto l'hai pagato? Perché poi bisogna comprare tutti i pacchetti. Ma scusa, li ha comprati tutti Nelson? No, Nelson ha già shoppato tutte le espansioni, anche se non sono uscite. Ma pensate che per colpa di Call of Duty io mi sono scordato completamente di fare la scaletta. Cioè proprio me ne sono sbattuto. E infatti questa puntata proviene da una discussione che abbiamo fatto ieri a pranzo ieri l'altro. Molto interessante. È venuta fuori e ha tirato fuori dei punti di vista molto interessanti. Cioè noi stavamo parlando di quello che parleremo oggi in macchina. Esatto. Ma infatti dicevo, secondo me lì dovremmo essere più pronti, tipo stai mangiando, sbaracchi tutto, metti su dei microfoni, sì, al locale chiudetelo perché si fa una puntata di yakitori. Ma dovremmo semplicemente annotarci la cosa e non parlarne. Però che no, che secondo me, beh, allora, tipo io parlarne là ero tranquillo perché dico vabbè, stiamo parlando come fossimo al bar. Come quando Tonno mi chiede cose di politica e dico vabbè, finché le dico le a te posso le posso dire, certo. Pubblicamente devo stare più in occhio a cosa dico, a come lo dico. Ma infatti mi fa ridere che il tuo approccio è stato: ma io tipo posso fare quello nella puntata che non ha figli? Sì, io nel caso dico guarda, io è impossibile che abbia un figlio. No, fratello, tu stasera ne avrai. Capiremo. A questo punto, dato che hai tirato stasera fuori i figli, forse spieghiamo di che cosa parliamo. Esatto. Vai. Allora, oggi facciamo delle supposizioni su situazioni complesse con i nostri ipotetici figli. Tranne Frank che ne ha già 8. No, tranne Frank capiamo non ne ha nessuno. Se ho dei figli, esatto. Capiamo. Per ora non ne ho. Perché vediamo già se poppa. Tempo fa abbiamo fatto un salotto dove ipotizzavamo delle risposte a domande complicate della vita dei figli. Esatto, e in più abbiamo fatto anche quello sui metodi educativi. Cioè, sì, la frusta. Educato. Esatto, me lo ricordo perché mi ricordo io che mi alzavo sempre. La ruota. Facevo il gesto della cintura. Però non abbiamo ipotizzato delle situazioni estreme in cui il figlio è cresciuto e prende delle strade. Posso cogliere l'occasione per dire: se ci avete scoperto da poco, andate sul canale Space Valley e recuperate tutti i salotti perché abbiamo parlato di qualsiasi cosa. È vero. Aspetta, cosa significa se tuo figlio è cresciuto? Aspetta, perché io ho ipotizzato una situazione di un figlio di 10 anni. Secondo me tutte le io entrambi piccolini, proprio per immergersi nel fattore anche innocenza. È meglio così. Sì, no, infatti per me è perfetto. Io in realtà ho considerato solo dei problematiche da grandi, ma perché non me ne venivano legate all'infanzia. Cioè vabbè, ma io ho pioppato. Cesare ha fatto delle sinossi, Cesare ha fatto degli assassini di 3 anni. Per ogni domanda c'è una sinossi di 5 righe dove spiega l'età. Diciamo che del bambino. Comunque, la situazione che affrontiamo oggi è: tuo figlio fa una cosa, magari non necessariamente brutta, ma che va gestita. Esatto. E quindi proviamo a immergerci nei panni del genitore che deve gestire questa situazione. Che cosa fa? Ma noi anche siamo cose genitori. Esatto, anche cose che non sono gravi. Sono gravissime. Degli esempi che avevamo ipotizzato in macchina, diciamo magari quelli che immagino che nessuno abbia poi proposto oggi, sono
ti sta estremamente sulle palle il compagno di tuo figlio, tuo no figlio. Era la mia, ma dai, porca madre, ma l'avevano detto in mezzo, l'hai bruciata, che palle. No, però è comunque indicativo il fatto che parliamo di queste cose nel nostro tempo libero. Sì, oppure, cioè, abbiamo già un'età in cui io ho fatto dire... tipo degli esempi, perché alcune cose arriveranno anche dal pubblico. Oggi su Instagram avevo scritto tuo figlio tifa la squadra di calcio opposta alla tua. Nessuno di noi è secondo tifoso, me però c'è della gente dei, che va in italiani crisi, che li butterebbero fuori di casa. Ecco, abbiamo buttato il fattore italianità. Sì, la squadra di calcio avversario. Il calcio ce lo dobbiamo sempre mettere dentro, ma perché siamo fissati? COD calcio e basta. Comunque, ricordiamo a casa comunque che nessuno di noi ha figli o sta per avere, ma se anche fosse sono cazzi nostri. Esattamente. Sì. Partiamo con la prima. Meno che non sia Denso. Non ho capito solo come sei riuscito a nasconderlo per 12 anni che tu avessi un figlio. Bravissimo. Nicola ha 12 anni, 12 figli. Chi vuol partire? Io ho 12 anni. C'è un bel giro tondo nella testa. Vi farei aspetta, ricordiamo che le abbiamo anche prese da Instagram perché l'ho già detto. L'ha detto. Non mi ascolta. Mi bypassa. Non l'hai ascoltato. Qua ci sono degli irrisolti. Non hai fatto un rimando però potente. Guarda, di solito mi stai dando del debole. Sì, se tipo mi stai dando su Instagram è perché non ho gli occhiali da potete sole. Partecipare. Pesissimo. Cioè, di solito non lo fai mai, di solito gli occhi da pingu di mutarmi Nelson, infatti non lo ascolto mai. Cosa hai detto Nelson? Ho detto alcune arriveranno dal pubblico che abbiamo raccolto su Instagram, esatto. Infatti su Instagram ho fatto degli esempi. Hai proprio stavi pensando ai cazzi tuoi, a tuo figlio stavi pensando. Stavo pensando, cazzo, l'ho portato la merenda. L'ho scordato in macchina. Chiedo scudo. Pesissimi quelli che si scordano i genitori in macchina. Ma questo è un altro discorso. Ah, merda, i figli in macchina. Ah no, anche i genitori. Io sai che non li incolpo mai, perché è facilissimo scordarsi qualcuno che hai nel posto dietro, soprattutto se è un animale, scende da solo e non parla e ma non io a volte mi nulla. Scordo tipo anche mentre sta scendendo, mi viene da partire con la macchina. Cioè lui ha la portiera aperta, è tipo sceso, mi viene da partire. È che parli di tuo padre? Cioè, no, di una persona a caso, passeggera. Okay. E che io mi immagino che se il figlio di 3 anni sta dietro nel seggiolone, ma vado avanti, scendi a un certo punto anni. Cioè quando scendi ti dovrai fare così, cioè ti dovrai fare un urletto, sì, capito? Invece non succede. Vero. Lui si è scordato il suo cane dentro il bagagliaio una volta. Ma non è vero, sì, ma era un secondo. 5 minuti sono venuti a chiamarli e l'hanno arrestato. Ma non è vero, era un secondo. Questo è preso dai patti del diavolo. È vero, sì, praticamente sì. Alla fine poi è quello. Non hanno inventato niente quei patti. Io farei partire Nick, sono me. Va bene allora, bello, va bene. Vado con uno un po' attuale. Io provo a prevederlo, tipo tuo figlio scopre la tua password. Allora sarebbe una roba. Tuo figlio sceglie Android e non... No, merda, peso. Tuo figlio è un androidiano. No, tuo figlio ti ha rotto l'iPad. Tuo figlio è tonno. No, tuo figlio ha toccato lo schermo del tuo Mac con le dita. Cazzo. Mi cazzo. Diseredato. No, io da piccolo ho spaccato il telefono di mio padre, che era uno di quelli che si aprivano. C'è detto, è vero. E l'ho aperto del tutto. Beh. Ma lì cosa ti è arrivato? Classico. Un ribaltone? Oppure... No, okay. Me lo ricordo abbastanza pacato. Vedi che ha il collo ancora inclinato. Ce l'ha ancora dentro, Nick. Ma sì, ma perché a me non mi hanno mai picchiato. Comunque prego, Nick. E allora, se tuo figlio passasse le giornate a giocare a COD. Ah, okay. Però in un modo molto molto peso, cioè che non fa morboso. Nient'altro, non vede più nessuno, sta solmente proprio a giocare a mangia davanti a COD, non studia, magari a volte non va bella a scuola. Questa, perché questa potrebbe essere una roba mega comune. È che praticamente noi ci siamo passati tutti mettendo nei panni dei nostri genitori. Sì, effettivamente Io mi immagino, io quando ero piccolo giocavo tutto il giorno a Mu Online, mi volevo sentire libero di fare il cazzo che volevo, però in realtà adesso se mi immagino mio figlio che gioca tutto il giorno a COD. Però erano tempi diversi, nel senso che qua c'è una domanda fondamentale: tuo figlio quanto è forte su COD? Perché allora puoi sfruttare non se ne sarebbero resi conto i nostri genitori quanto eravamo forti. No, ma poi noi comunque non esisteva una carriera all'interno dei videogiochi quando noi eravamo 12 anni. Io prenderei per esempio uno che non è forte, cioè, esatto, allenazione dal allenamento, non però fare una carriera. Guarda che secondo me, al di là di tutto, per me come genitore sarebbe pesissimo anche se lui fosse fortissimo, perché pensare a mio figlio 24 ore attaccato allo schermo, perché non 24 ore è esagerato, però sì, tantissimo, mi faccio dei gran problemi, cioè, però dico, noi lo faremmo e l'abbiamo fatto. Però, però non è positivo che l'abbiamo fatto, tipo, lo vedo negativamente. Ah, no, lo vedo negativamente. Poi non ho mai avuto una casetta sull'albero, non so fare i nodi. Cioè, tipo, io lo vedo come una parte negativa della mia adolescenza e comunque del
sì, la mia crescita. Impiegare. No, certo. Cioè, negativa, ma con aspetti positivi anche, secondo me. No, alla fine non sono venuto fuori chissà che, però potevo venire meglio magari. Oggi potevi essere qualcun altro. Esatto. Boy Scout. Boy Scout. Non lo so, prego, se avete delle risposte. Ma io, allora, secondo me ci vuole sempre moderazione, quindi anche se che sia un campione a giocare o che sia comunque totalmente in merda, ci vuole moderazione. Poi, passato quello, bisogna vedere anche le altre sfere della sua vita come stanno messe. Cioè, se è anche senza amici, allora è un problema. Se anche se andasse benissimo, metti che è una roba che lo fa campare, gli fa proprio vincere i tornei da un milione. Ma ti dico, ma addirittura ti metto nella situazione positiva. Sta guadagnando. Ci vuole comunque moderazione, quello che dico. Cioè, nel senso, sei un campione, vinci miliardi, però passi 20 ore seduto sulla sedia a massacrarti anche la vista e tutto il resto. Io in quel caso lì lo costringerei ad andare in terapia. Per forza. Sì, è vero. Cioè, nel senso, se lui sta, però puoi costringere tuo figlio ad andare in terapia? Dipende quanti anni. Cosa vuol dire tuo figlio? Beh, tuo figlio lo porti dal psicologo. Finché è sotto il mio tetto, le mie regole. Concordo. Ma non per dire se è sbagliato, però almeno per capire se anche per lui è una direzione giusta. Ha senso se lui ci vuole andare. Se lui non ci vuole andare, scusa un attimo, lì nella discussione in cui lui ti dice no, non ci voglio andare e continua a giocare, tu cosa fai? Hai perso. No, ovviamente devi avere un po' di. Ok, io ci provo 50 volte al giorno, lui mi risponde no, e poi ricomincia la partita. Cosa fai? Beh, io un ribaltone. Io inizierei. Cioè, io l'affronterei mettendo, intanto cercando di coadiuvarlo alla parola verso la scoperta di altri interessi. Ok. Cioè, magari gli fai provare anche altre cose, dallo sport, roba così. E poi è brutale, nel senso che è una roba che io soffrivo da piccolo, anche Cesare sicuramente l'ha sofferta. Gli metterei un blocco ore. Ok. Così lo costringe a non giocare. Però secondo me deve essere già una comunicazione. Cioè non che arriva e ha scoperto che c'è il blocco. Certo. Cioè, gli direi guarda, l'ho fatto anch'io e non va bene per questo motivo e potremmo limitare magari anche d'accordo lui a cioè puoi giocare tanto okay. Ma mettiamo un limite. Ok, e io ti direi puoi giocare anch'io, arriverai a un compromesso, non tanto. E soprattutto tanto se poi magari tanto... abbiamo una differenza magari del tanto. Cioè, io tipo, magari già sono 10. Già se gioca tipo 7 ore al giorno. No, dico penso 3-4 ore al giorno. Ah, massimo. Okay, bene, sì, okay. Beh, 3-4 ore non è common. Tanto 3 ore. Beh, oddio, io mi sto immaginando una decina di ore. Anch'io mi immaginavo No, io mi immagino uno che gioca un botto così. Però mi immagino, io gli metto un limite e può giocare 3-4. Però 3-4 ore comunque io non metto niente. Se tu vai a scuola, torni, hai 2 ore dopo pranzo. Aspetta, e 2 ore no, la però sera, lo svegli alle 4 di mattina, lo fai giocare 3 ore, lo mandi a scuola, non capisce nulla, torna. Però effettivamente è tutto il pomeriggio e tutta la sera, se ci pensi. No. Cioè tu non metteresti un blocco? No, io non metterei il blocco. Cosa faresti? Cioè quello che ho detto prima. Cioè nel senso gli farei capire la situazione pur di mettergli l'invitazione. E però se non la capisce però... Ma se io prendessi la PlayStation, la spaccassi con un martello davanti ai tuoi occhi, sarebbe troppo. Funziona, ma si incazza e rovini il rapporto con tuo figlio. Però sempre con la premessa che stia, cioè perché se tutte le altre sfere della sua vita vanno da Dio, cioè scuola, amore, allora, che vuoi, dico, guarda, gioca anche 12 ore al giorno, cioè per me non c'è problema. Però è che io però la vedo, cioè vedendola comunque come un lavoro. Appunto, infatti in realtà l'ho fottuto. Cioè è un modo per fotterlo. Cioè io gli dico, guarda, se tutte le altre robe vanno bene, tu gioca, se non vanno bene, terapia. Però magari, che ne so, l'amore non gli interessa, fare altre attività non gli interessano più di tanto. Dipende quanti anni hai. Sono le cose basilari dell'uomo. No, certo, però magari... Magari no. Magari a tua insaputa si è virato. io con le virazioni. Posso? Vai. Chiudiamo questa di Nick. Chiaramente fate ogni cosa che noi poniamo, fateci sapere nei commenti, cioè date la vostra. Cioè quella di Nick era semplicissima e siamo già in ginocchio. Questa in realtà è molto reale e molto difficile, obiettivamente. Nick è distrutto perché era molto personale questa qua. Cioè a me ha toccato personale. Non pensavo fosse più una cazzata. Se lavori in 10 minuti che non ce la puoi far stare qua a questo tavolo dopo questa proposta di Nick che ti ha fatto, puoi abbandonare. Posso andare al sushi? Puoi andare al sushi. Andiamo al sushi oggi. Ma torniamo alla proposta di Cesare. Vai. Allora io ne ho messa una. Però aspetta, cioè un figlio arriva da me, si è tagliato il cazzo con le forbici. No, aspetta, non ho capito. No, lo porti all'ospedale. No, l'ho detta volgare. Ma non ho capito, ma tu sei stato bravissimo finora, hai dato anche un bellissimo contributo. Cosa ti succede? Cosa ti scatta nel cervello? Aspetta, passa quella dopo, perché questa magari la faccio se avanza del tempo. Ok, va bene. Ok. Questa è più moderata. Figlio di 10 anni. Ok. Ho preso spunto da
No, 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 non ve lo dico. Più di 10 anni è sua. Arriva da me e mi dice che mentre era al fiume a giocare, a tirarsi le pietre con Enrico Gigio Carlo Alberto Ribeiro, lo ha colpito in fronte per gioco. Erano completamente soli e ora Giovanni è in fin di vita, nascosto dietro un cespuglio. Questo non me lo dice il figlio, ma è la constatazione dei Giovanni fatti. Giovanni Ribeiro? È quello che gli ha tirato. No, chi è dietro il cespuglio morto? Ribeiro è dietro il cespuglio. Ribeiro è una persona, sì, solo sono tante persone. Scusami, perché Giovanni è Enrico Gigio Carlo. È come mio figlio chiama Enrico Gigio Carlo, okay. Alberto Ribeiro. Okay. Perché inizialmente si chiama Giovanni. Io spero che non esista veramente questa persona, Ribeiro. Giovanni sicuro esiste. Enrico Gigio Carlo Alberto Ribeiro. Speriamo di no. Nomi... Okay. No, l'importante era sapere quello. Quindi okay. Praticamente devi capire se tuo figlio gli ha fatto del male o no. No, allora, la situazione è questa. Mio figlio palesemente ha tirato un sasso in testa a questo bambino. No, Ribeiro gli ha tirato il sasso. No, lui è Ribeiro. Ribeiro è l'unico che ha subito. Allora, dei segni di sasso tirati verso lui. Vi descrivo la situazione. Scusami, vi descrivo la situazione. Mio figlio sta giocando, era al fiume a giocare, luogo isolato, con non chi? C'è nessuno, con questo cazzo di Enrico Gigio Carlo Alberto Ribeiro. Quante persone sono? Una sola? Due. Ma te lo sta raccontando lui. No, è una persona. Ah, Gigio è l'altra, ok. È mio figlio che gioca con Alberto Carlo Alberto. Gigio Carlo. E te lo sta raccontando tuo figlio questa roba. Sì, arriva da me e mi dice, ero al fiume a giocare con lui. Quanto è lontano il fiume da casa? Io ti tiro un pugno. Fagli finire di raccontare la storia, poi faccio le domande. Aspetta. Perché magari è morto. No, aspetta. Allora, lui mi dice che mentre giocavano a tirarsi sassi, gioco innocente, non voleva fare del male a questa, a me, del male a questa persona. Di sassi, bambini, beh, succede, io l'ho fatto da bambino, succede. E gli è arrivato un sasso in fronte a Carlo Gigio Carlo Alberto Ribeiro. E ora Tempia. Questa constatazione dei fatti, che non che mi dice mio figlio, che facciamo noi, andiamo lì e vediamo. C'è Carlo Gigio Alberto che è lì che respira, è brutto da fare. Sì, no, ok, sì. Vabbè. Però per dire, vita, è lì in fin di vita. Okay. Cioè, quindi la decisione per te è: cosa facciamo? Io ce l'ho. Beh, a parte che abbiamo un campioncino da iscrivere anni. A baseball, un lanciatore promesso qua. Sì. Lo porto all'ambulanza e ammetto tutto. Ribeiro. Certo. Cioè, lo no, porto all'ospedale. Io chiamerei tutto. Perché essendo minore ha tutte le attenuanti. Ma poi giocare un certo. Giorno di prigionia. Ma non succede niente. Però con un dopo. Cioè, nel senso, io farei tutta questa roba qua perché sì, cioè è normale che due bambini possano far male. Ma cosa dite però all'ambulanza? Che gli ha tirato un sasso in faccia. Stavano giocando e mio figlio gli ha fatto male involontariamente. Però dopo mi scatta la cosa, diciamo, il pensiero da genitore, nel senso che indago se stavano giocando oppure se l'ha fatto apposta. Cioè, nel senso, esatto. C'è un percorso psicologico, penso che te lo facciano fare a prescindere. Lì esatto, forse polizia. Lo porterai da un psicologo. Però questo però, è abbastanza secondo me il. Cioè, non tu volevi qualcuno che dicesse: ho colto il cadavere di Ribeiro, gli faccio il cranio e lo butto nel fiume. Tu volevi quello? No! No! Non abbiamo chiesto Cesare cosa farebbe. Non abbiamo chiesto quello. No, scherzando. No, ma va, assolutamente. No, però volevo capire se era abbastanza scontato portarlo da alla, comunque salvare Ribeiro. Però sì. Non è abbastanza scontato il dire è stato comunque mio figlio a lanciare un però sasso. Però immaginati fai, Ribeiro no? Che si sveglia, lo dice e tu hai coperto tuo figlio, quindi chissà che mistero c'è dietro. Esatto. In realtà. Però sai cosa? L'unica cosa che lì devi stare attentissimo è far capire a tuo figlio. No, mettiamo, scusami, che Ribeiro comunque amnesia. Ok. Non si ricorda cosa è successo. No, è Ribeiro allora muore. Ma tu lo sai, cioè come fai allora a sapere che è stato lui? Cioè, se non si ricorda. Ah no, scusa, Ribeiro. No, io comunque lo direi perché poi dai un brutto messaggio. Sì, no, cioè dai. Dopo sì. Pensa di poter fare quello che vuoi. Poi comunque ci saranno indagini, cose. L'unica però ecco, cosa... quello che puoi indagare magari Ribeiro gli ha insultato la mamma. Nel senso, è possibile. E quindi no, dici, certo. Vabbè, ha avuto un attimo. Prima di portargli tiro un calcio nel No, io l'unica cosa sarei attento perché magari veramente è stato un incidente. Però tuo figlio scopre che sta indagando su di lui perché pensi che sia colpevole, allora dice: caspita, ma tu mi pensi un assassino? E quella roba lì è pesa. Però questo arriva 10 anni dopo, tipo. Può sì, essere. Però sì. Nel senso ci sta anche il dubbio, ci sta il voler. Però io non indagherei. Il dubbio! No, io direi a mio figlio: guarda, andiamo da questa. È sbagliato giocare in questo modo. Parliamo con questa ragazza, con questa signora anche, o signore, lo psicologo per. Aiutarti a. Ciao, sono una signora. Una situazione particolare. La e magari dici volta, a lei di indagare. La prossima volta vi tirate i cachi e non, cioè, non sei sassi. Tu. No, no, sì, che vero, gli fai domande. No, sì, non ma non è che l'hai fatta apposta. Fai no. Fare a lei. Una cosa in più che si potrebbe fare, effettivamente, all'insaputa del figlio, è mettere nella mano di Ribeiro un coltello. Una roba di quindi, mettergli comunque, della coca in tasca. Esatto, cioè aumenti un po' le cose. Che... No, questo no. Solo perché ha un nome sudamericano. Però posso dire che l'abbiamo gestita molto bene. Cioè, a parte che non abbiamo
ben capito, però ma forse è meglio non capire. Meglio non capirlo, però secondo me vuoi subito quella del cazzo. No, vorrei quella un'altra tipo di Nelson, vorrei una di Nelson. Ne una che sarebbe tuo figlio diventa Rocco Schiavone, cioè cosa gli dici? Chi è Rocco Schiavone? Ho scoperto che l'altro giorno parlavamo per la live, è un poliziotto di una serie TV. Ah, sì, ma... che non ho capito infatti perché, però è un poliziotto di una serie TV. Però no, voglio farla dopo nel caso, per contestualizzarla bene. Ne ho un'altra che è molto reale ed è una cosa che io facevo e mi sono sempre chiesto come se la vivessero i miei. Tuo figlio si chiude in stanza, età diciamo adolescenziale, forse l'abbiamo anche già trattata nel salotto ma non me lo ricordo, quindi lo facciamo. Sì. E si chiude in stanza con la fidanzata o il fidanzato e fanno le cosacce. Beh, ben in venga. Casa tua mentre tu sei in casa. Io allora secondo me ne avevamo discusso in realtà tra discusso, noi non nel salotto. Io su quello sono mega d'accordo, cioè nel senso una volta che tu lo fai protetto, hai la tua ragazza, certo non mi inviti in casa della gente così a caso tutti i giorni, io voglio sapere chi entra in casa mia. Però nel momento in cui tu chiudi la porta e fai le tue cose, io sono in casa, ovvio non è che non devono urlare. Ah no, vabbè. Anche se li senti proprio. Anche se li sento. A me magari gli do un po' di pudore. Cioè, a me guarda, stai urlando. Che a me mette un po' a disagio anche tipo se lo fanno i vicini del piano di sopra. Beh. E lo sento. Però è normale fare anche del minimo rumore in quelle situazioni. Certo, certo. Quindi... Sì. Sì. Certo, sì. Se mi urla proprio in maniera scenica, gli dico: uguale, io direi la stessa cosa. Basta un po' i toni. Cioè, tipo considera che ci sono io in casa. Sì, io direi, se considera che ci sono io in casa, stai a modo. Io direi lo chiami cosa. Con l'interfono. Allora, io proprio a fronte anche di. Cioè, per come è stato il sesso nella mia famiglia, un po' tabù, cioè non se ne è mai parlato, non ho mai fatto robe in casa quando c'era qualcun altro. Mi piacerebbe che invece ci fosse. Questa cosa qui, cioè non che diventano delle orge, o... no. Okay. Cioè mi va bene che si chiudano in camera e facciano quello che devono fare, però non si schiamazzi più di te. Cioè quello mi dico, vabbè, ma lo direi a chiunque. Ma io sarei molto prossimo nel dire ti lascio casa. Anch'io, però non mi disturberebbe se si facesse l'entrata in casa. Qua chiudi la porta, non dico, c'è okay. Un fattore che è determinante secondo me per la reazione di chiunque, cioè nel senso la mia cambierebbe totalmente, ma perché è così. E sei un figlio o una figlia? A me non cambia un cazzo. A te non cambia assolutamente niente? No. Tu sei sicuro? 100%. Ok, ci sta. A me, io ammetto che per fattore culturale. Ma a merda, è vero. Non è una cosa che. Non è una cosa. Nel senso, sei più protettivo? No, sarei molto più protettivo nei confronti di mia figlia. È che io mi sa comunque vero. E mi darebbe molto più fastidio. Cioè, mi darebbe molto più fastidio. Io la sbatterei fuori casa subito. No, ecco, non a quel punto. Ma è perché è un fattore culturale insito in noi. Ok, se tua figlia, però, è eterosessuale. Se è omosessuale invece? A me va bene. Per assurdo cambia la situazione. Per assurdo, perché cambia, è una ragazza sensibilità sì, diversa. Una sensibilità diversa. Esatto. Cioè, è che io mi sto comunque mettendo nei panni di avere figlio o figlia che hanno una coppia stabile. Quindi chi se ne frega. No, ci sta. No, ma infatti ti dico, secondo me, ma tipo la mia visione. Se stanno insieme da 2 anni comunque ti turba così? Mi turba. Beh, ovvio, ma secondo me perché cioè, oppure parlo però sempre di me. Certo che lascerei fare, okay, cioè okay, vado oltre questa mia cosa, diciamo, maschilista. E dico, vabbè, a me non è la stessa identica cosa se avessi un figlio o una figlia. Però ammetto che una figlia mi farebbe molto più impressione. Cioè, ma penso che possa essere normale. Sì, è normale. E poi dopo sta appunto a noi lasciar fare. Alzata la temperatura, mi devo togliere maglioncino. No, però è peso, ti sta. No, è perché ci pensavo sì. E dicevo, caspita, sì, il ragazzo alla fine cosa direi? Cioè, mi riesco un botto a immedesimare. La ragazza molto meno e faccio più fatica e mi entrano dentro. Secondo me dipende tanto anche da chi è il compagno. Da chi è, me. Cioè il compagno. Se vabbè, tu ti trovi magari un personaggio che non ti va troppo a genio, rude, burbero. Si mette un'immagine a se stesso nella parte opposta. Probabilmente se ci fosse uno uguale a lui direbbe no, ma che cazzo fa? O una persona pacata. Cioè, lui secondo me vuole uno che gli tratti bene. Certo. Che non che la ribalti. Ma in generale da entrambe le parti, cioè se sia che hai un figlio sia che hai una figlia è la cosa comunque che ti fa e stare meglio. E se aggiungo un puntino, se le cose che fanno sai che sono particolari? Ma non lo sai, ma non lo vorrei sapere. Ecco, su generale. Quello in realtà cioè stanno facendo sesso, ok? In maniera un po' ma lì dipende molto dal fetish. Cioè se il fetish è estremo che va veramente. Cioè tuo figlio che ha un di una ma non lo sai. Come fai a saperlo, vecchio? Chi se ne frega? Una volta eravamo un canale Family Friend. Bip. La cosa bellissima, la cosa che non capisco è che partiamo dalle cose perfette, cioè le strutturiamo bene, poi a un certo punto ci scatta il neurone. No, vabbè, sto anche pensando, che ne so, fanno cose a tre, oppure bondage o... Cosa a tre deve essere intanto un'altra persona. Quando mai è successo che un ragazzo ha fatto queste cose in casa con i genitori presenti? Ma te lo sto chiedendo, non è impossibile. Non
impossibile. Ma non lo so. Allora, cosa? Che fanno una roba a tre. Impossibile niente. Però no, quando sono i genitori in casa. Ma magari non è. Ma lo fanno quando non ci sono i genitori. Magari è uguale a due. Cioè, magari. Solo un in più, che se stai in silenzio è uguale. Le cose a tre stanno diventando sempre più normali, Sì, ok, però io dico solo che... Beh, ma ci sta, almeno Nick ti farebbe strano, cioè sarebbe diverso. Ma in realtà, nel senso, non è una cosa che mi turberebbe, cioè nel senso, va bene. Cioè, indifferente. Non è che non c'è niente di male. Già che sono tre, che ne porti quattro, cinque. L'abbiamo risolta questa, l'abbiamo risolta. Dai, no, quello che volevo dire è che comunque, magari anche senza dirglielo esplicitamente, che ne so, uno inizia a leggere tutti i pomeriggi ad alta voce, così il figlio si accorge o la figlia si accorge che non sente la musica. Basta dirglielo, vai lì. Beh, dici... magari può essere un po' traumatico. Comunque in casa mia non era rispettata questa cosa della porta chiusa, nel senso che si apriva senza bussare. Si apriva senza bussare. Quello anche a casa mia. E io è una cosa che ho pensato ai miei figli, ci metteremo d'accordo prima e non, cioè la regola è che se la porta è chiusa, è chiusa e c'è un motivo per... Ma anche per lui? Per lui anche, certo. Secondo me non è giusto. Ma anche per cavolo. Deve essere libero tuo genitore di entrare con te. Certo, però con educazione. Però lui non può entrare. No, per me no. Per me non è giusto che il genitore possa entrare liberamente. Quello è successo anche a me, mi dà fastidio. No, secondo me la situazione è giusta, però si bussa sempre, si aspetta, cioè non che si aspetta avanti, si bussa, si aspetta un attimo e si entra. Ma va, no, io busserei, posso? Scusa, magari si sta masturbando, non posso entrare. Però, cioè, io busserei, nella sua intimità, anche così, possa fare, ma non come re, cioè lo faccio sempre, ma non c'è la regola, cioè se mi tira il culo io entro. Sì, esatto. Perché sei incazzato per qualcosa, magari. Sai che bussi sempre, ma l'ansietta ce l'ho. Però io lo farei solo in situazioni di emergenza, cioè nel senso, no, sì, certo, ma sono d'accordo. Mio figlio, non so, nasconda della droga, cioè, in la camera. Cosa che mi farebbe utile è che comunque un pochino di ansia che io entri, mio figlio ce l'abbia. Ok, ma perché? Perché sì, se no, sa perfettamente che può fare cose che magari. Ma che cosa? Secondo me è proprio a fronte del fatto che gli dai stare determinate sul libertà. Web. Ma vabbè, ok, cioè guardare cose che non deve guardare, che cazzo ne so. Ma lo fa lo stesso, magari se lo sta vuol filmando fare. Della coca in casa. Io però lo farà lo stesso. Io se però lo vuol concordo fare. Con Cesare. L'unica cosa, metto la situazione estrema in cui non, cioè lui non ha ansia che io entri, però qualche volta magari entro, ma in situazioni, ripeto, estreme, cioè che dico veramente sospetto che mio figlio stia nascondendo qualcosa di grave là dentro. Io vorrei avesse un pochino di ansia che io entri. Cioè sia sereno che non entro, cioè busso sempre, ma non è sicurissimo. No, l'importante ogni è che... tanto a caso una volta al mese entro. Però è fondamentale secondo me che lui sappia quando sei a casa, cioè tipo che entri di nascosto in casa e entri in camera, quello magari no. Ti annunci. Ma dal momento che tu sei in casa e lui io ho avuto del è arrivato l'imperatore, suonate le trombe. Ho avuto del panico, tipo che sentivo il rumore di un passo e dicevo cazzo sono io sono uno entrerei e farei sono arrivato. Sì, così, anch'io se c'è io una situazione sempre, strana, anzi magari aperto prima sto tornando a casa. Sì, no, anch'io sono il campanello. A me mi faceva un palese di entrare. A me entravano in silenzio, cioè sentivo il rumore delle chiavi che si appoggiavano, dicevo cazzo forse c'è qualcuno. Cazzo c'è qualcuno. Perché con le cuffie uno effettivamente arrotola. Vabbè. Una cosa importante secondo me, non tenete le chiavi in casa, cioè tenere le chiavi in casa delle porte è mega stupido. Aspetta, cosa vuol dire? Perché cosa? Chiavi per le porte, cioè c'è gente che ha la porta del bagno con la chiave, la porta della casa. Io le ho tutte così. Per me le ho tolte, ma ci sta. Sei dei figli è stupidissimo. Come devi fare? Perché non devono avere l'opportunità di potersi chiudere. Ma tu allora non gliela dai la chiave. Quindi tu vorresti. Ah, ce l'hai solo te. Cioè dipende, ce l'hai in camera tua. Tu vorresti non chiudere la chiave, ma però è complesso mettere la comunque il bussare e aspettare la risposta. Ma che il chiudere a chiave è comunque peso, cioè è irreversibile. Io tipo lo facevo strapiano, facevo anch'io. Per essere sicuro che non entrassero. E poi appena avevo fatto. Secondo me deve esserci un accordo per il quale non chiude la porta a chiave, ma sa che una persona, cioè il genitore lo rispetta. Comunque. Ma la cosa più sana, comunque quella. Tutti quelli che abitano lì lo rispettano. È che io voglio la chiave del non voglio niente, non mentre cago. Un passepartout. No, vabbè, ma esiste. Ma se sai che non entrano, no, fai un al buon sistema per cui anche i ladri. Posso. Non voglio i ladri in camera mia. Io ho una chiave che uso solo per camera mia, poi la tolgo. Coltello. È che le chiavi poi sono tutte uguali. Se lasci una stanza, apri tutte le porte. Prenderti una serratura diversa, dipende anche casa mia. Tu ti chiudi a chiave in stanza. Quando dormo, sì. Sei un pazzo. Fidati su sera per la volta. Non lo farei mai. Sì, cioè un'emergenza sei morto. È la cosa che stai svendo con gli occhi e non stai vedendo niente. Scoppia un incendio in camera mia? No, fuori. C'è la casa fuori. Se trovano una porta chiusa, la prima cosa che fanno è spaccare quella. Scusa, ti entra un ladro dalla tua finestra. E a chiave fai? Non può uscire più neanche. Ma sei in panico. Ma poi devi contare quello. Stiamo parlando di te. C'è il buio, non vedi niente. Se perdi qualsiasi roba. Io in casa da solo mi chiudo al cesso quando cago. Non voglio mi ammazzino mentre cago. Quello è lecito perché è il momento più
vulnerabile della vita. Capito, cioè, ma morto sì, ma non mentre cago. Morto sì, ma non mentre cago, Nicolas. Cioè, oh, di merda. Ma no. Passiamo alla prossima. Passiamo alla prossima. Come ultimo respiro tira l'acqua del cesso, tipo. E scopri che tua figlia ha comprato l'auto nuova vendendo un rene. Okay. Beh, non ci sta. No, sbagliatissimo. No, vabbè, completamente. Beh, ma è estremissima questa. Però aspetta. Cioè, è venuta su in un modo in cui a 22 anni decide che per la macchina è disposta a vendere. Non lo puoi vendere il rene. No, ma non legalmente. Cioè, ah, illegalmente. Beh, cioè, ah, beh, è chiaro, non è che puoi venderti gli organi. Infatti. Beh, è chiaro, cioè, ha trovato un giro losco per cui le ha dato il suo rene, cioè anche la cicatrice. E tutto, cioè, ha fatto tutto. È che lì, beh, secondo me, essendo che il danno è già fatto, puoi far poco se non dirle che cosa, a cosa andare incontro se, con un solo rene. Ma non è tanto quello, secondo me non è il problema in sé, beh, della pratica. È il sei disposta per robe materialistiche a vendere te stessa il tuo corpo in quel senso. Sicuramente ci sono. Io no, penso dico, sicuramente problemi, ci sono dei però. Problemi cioè, psicologici. La prima cosa che ho pensato è gli do il mio rene. Sul serio? No, però è un bel sentimento. Però cazzo, cioè in realtà è sbagliatissimo. Ma poi non è detto che sia compatibile, magari te lo rigetta 10 volte e dopo ti ritrovi entrambi senza. Ma secondo me non è tanto quello il problema, il problema è che lo rifà. Cioè, perché ha una rene per una macchina? No, lo rifà? No, perché senza due reni. No, magari vende altre reni. Arrivi a vendere per la macchina un rene. Per un pandino non è tanto il rene. Il rene è bello. Ma quanti anni ha sta ragazza? 22. Ah, ok. Voleva la Smart, tu non gliel'hai comprata e lei. Cioè, è come la ragazzina che vuole per forza l'iPhone e impazzisce. E tu Frank mi hai pensato di vendere un rene per prendere qualcosa? Sì, valutare. E farlo tipo come ripicca. Però per è illegale. Allora, posso dire, perché tra le due io avevo un esempio che è reale, nel senso che c'erano delle mie compagne di classe al liceo che lo facevano, vendevano la roba d'oro dei genitori per comprare, per andare alle feste e sì. Per andare. Tipo quello. Ma quello già si sta a vendere l'oro? Ma dei genitori? Sì, dai, genitori, no, no, dopo ne ho una collegata. Per le feste, ci sta, per quello che gli pare. Non lo sapete. Cioè, no, mi lascia senza parole, nel senso una roba così. Io farei psicologa. Vabbè, certo. È bella. Sì. E poi basta, vedi che se succede qualcos'altro. A 22 anni, Non puoi mandare la psicologa a 22 anni. No, io secondo me. No, io consigli di andarci. Sì, e lei dice no. Vabbè, però posso dire. Non è una roba per il quale dico è malata dei problemi. Beh, vezz. Madonna, no, secondo me sono una persona cioè che non capisci un cazzo. Ma vecchio, ma un rene. Dico, ma qua, no, anzi, una persona stupida, scema. Cioè, mi viene da dire: ok, se mi affitto, però sei scemo. Però, cioè, pensa anche a quanto la gente impazzisce per avere l'iPhone. Quanto vale? C'è gente che non ha niente che ha l'iPhone. Una persona che impazzisce per l'iPhone ha dei problemi. Cioè, dei cazzo di problemi. Sì, però magari sono robe che puoi anche. Ma non le vedo come robe. Sì, però, cioè, in questo caso, mi sembra talmente assurda la situazione. Cioè, vendi un rene. Cioè è importantissimo per una macchina, non è una roba che ti cambia la vita, anzi, cioè vaffanculo. Dico vabbè, cioè tu sei scema. Però magari parlare con qualcuno può far sì che non succeda o che capisci però, perché. Però a me come reazione mi verrebbe da dire, cioè tu sei scema, no, nel senso, quindi non c'è niente da fare. La diseredi, cioè la togli da qualsiasi cosa. Non ci parli mai più. No, cioè dire diseredi non lo so. Però io non avevo problemi. Però dico mi dispiace che è una cogliona. Quindi dici vabbè, mia figlia è scema, vado avanti. Quanto vale un rene? Quello che hanno detto con noi, no, i nostri genitori probabilmente. Sì, ma no, venduti i reni. Un rene in Albania no, che 15 però da un altro punto di vista stavo pensando, mi stava crescendo dentro la testa questa malattia, pensavo, cioè lei pur di arrivare a un obiettivo farebbe di tutto. Questa è una cosa determinata, molto, è molto determinata, quindi dico vabbè, se ha fatto questo per la macchina, dipende, magari solo per una macchina. Per una macchina. Me ne è venuto uno collegato. Vai, posso vai, aggiungerlo? Provati. Se tuo figlio inizia a donare il seme per far soldi. Vabbè, bella. Per è me simile è a una sta. Mia, cazzo. No. Diventi nonno di tantissima gente. Ma quello però ci vedo molto meno. No, però inizia a avere gran figlia stecca. So che vabbè, lo puoi fare. Vabbè. Sì, io so sì. Che lo puoi fare in Svizzera. In Svizzera sono sicuro che lo io, puoi fare. Cioè, nel senso a me. Quello non mi ma turba. Non sarebbero neanche i miei figli, perché non li crescerei io poi. Quindi è non vero, è che, però geneticamente lo sono. Però scusa, cioè, non io sto capendo sulla genetica. Cioè, semplicemente tuo figlio hai scoperto che ha venduto il rene a un seme. Il tuo no, seme no, è una banca del seme. Periodicamente ma lo ogni fa tramite la banca del seme o lo fa in maniera. No, legalmente. Lui ogni settimana. Anzi, dico figo, dai. Magari vado anch'io. Cioè, te darebbe fastidio per questi dei nipoti. A me non darebbe fastidio. No, non mi darebbe fastidio a me. Mi è venuto solamente la dinamica e non saprei cosa dirgli. Tipo, ah, ok, ci sta. Oppure, boh, ragiona, magari puoi fare. Io altro. Vedo normalissimo. Cioè, io lo vedrei positivamente. Io ammetto che se dovessi anche paradossalmente donare il seme a una persona che conosco, che so che poi fa il figlio, non lo sentirei mio figlio. Ok.
cioè non me ne fregherebbe un cazzo. Assomiglia bene anch'io. Per Nick è pesissimo, non mi interesserebbe niente. Per Nick è pesissimo donare dei suoi geni a sborrare in provetta. Per Nick è pesissimo. No, no. L'esperienza deve essere bellissima. Allora, cioè io anche penso, amico X che ho conosciuto una volta mi chiede il seme perché ha problemi e fanno un figlio in vitro con il mio seme, non no, quello peso, no, quello peso, non lo farei quello mai peso, a me non me ne frega, cioè però se lo non vedi, è una lo vedi vicina, nascere, lo vedi no, 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 se non è una persona vicina, no. Però tu sei, vive, sei una persona a Pianoro, okay, non a Bologna, no, non me ne frega un cazzo, no, okay, se non è una persona, non è un mio amico, è un conoscente, non è la tua cerchia di conoscenza, magari viene da te un giorno, non lo sai neanche, non lo sai neanche, però pensaci, la banca del seme proprio crea tutto un sistema apposta per quelli possibili, addirittura in quel caso non me ne frega. Ok, ma ti dico, se fanno in quel modo lì, esatto, ci sarà un motivo. Forse l'impatto psicologico di uno che poi sa in realtà che c'ha il figlio è molto pesante. Ma secondo me è anche il figlio da grande. Ok, diciamo entrambi. Ah, io ne ho fatta una nel tuo caso questo è raggiunto. Comunque è vero, cioè la banca del seme poi si occupa anche di non sì, rischiare, no, di, cioè dico, se poi dopo si incrociano loro geneticamente. Non me ne fregherebbe, quindi ma ha maggior ragione, bella. No, però dico, magari rischi problemi al figlio perché esatto, è facilmente lo so, recuperabile. Ma ho solo detto, non me ne fregherebbe manco in quel caso, figurati, andando tramite banca del seme. Dipende. No, è vero, banca del seme, infatti. No, io stavo però pensando che, provando a legarmi questa cosa qua del rene, ma facendola più, perché quella del rene mi lascia senza parole, certo, vuol dire che ho sbagliato tutto. Quella ho vinto io. Del figlio che mi prosciuga, tipo un risparmio, per comprarsi l'iPhone, penso che agirà in maniera veramente brutale, ma del tipo che io gli spacco l'iPhone e gli dico, ok, tu per 10 anni non hai più il telefono con questa roba concordo qua. Concordo. Ho creato una grande crisi in famiglia a un certo punto, perché prendevo i soldi di mia mamma per pagarmi le cose su Abbotel e su Urban Rivals. Cosa? Secondo me, dopo una roba del genere, per tipo 5 anni non vedi più un videogioco in vita tua. No, lì mi sono incazzati molto e mi hanno detto, mi volevano portare allo psicologo, però io lì ho capito, ho detto, cioè ero distrutto, ho detto, cioè ho capito, okay, sono un coglione. Però secondo me lì devi anche dargli una roba di guadagnarsi il denaro, cioè devi trasmettergli, portarlo a lavorare in qualche sì, modo, insomma fargli capire sì, che il denaro va guadagnato e niente dovuto. Ah no, quello è vero, quello però è vero, anche cioè, fai così, capire che se vuole arrivare all'iPhone deve spaccarsi. Nel senso, non c'è niente di male comprare su Abbotel, va bene, cazzo, però devi guadagnarti i soldi. Sì, lì ho capito, intanto sei comprato il pacchetto fondatore, sì, hai capito un cazzo. No, 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 ho capito di non usare i soldi mia mamma, ho smesso di usare quelli, cioè il concetto era, pensavo al shoppare sui videogiochi, il concetto era non puoi usare i miei soldi, poi che Nelson abbia capito come funzionano i soldi quello non ancora, però ci arriveremo no, presto, ma quello è un problema che abbiamo in Italia, ma io lì però no, sono stato cresciuto male, nel senso ho sempre avuto i miei soldi, quindi potevo farci quello che volevo e ne ho sempre no, quello avuti anch'io, però dipende da piccolo, dipende esatto quanti ne hai e da dove, quindi arrivo, non dovevo risicare, soprattutto in realtà anche il andare a chiedere sempre il 10 euro, i 20 euro ai genitori per fare le cose ti dà un peso diverso rispetto a dire ho già i miei. Ma secondo me fa male anche quelli. Secondo me la paghetta è la cosa migliore comunque, no, per i figli. No, la paghetta è stata top. Hai la paghetta della grande. Ti responsabilizzi un botto. Tu hai 10 euro alla settimana. Fa diventare un tirchio. Però dipende, cioè lì devi essere guadagnato. Cioè hai fatto dei lavori per cui io ti do 10 euro, allora va bene. Però io ho capito anche che alla fine tu non dai i soldi a tuo figlio. Tu gli dai solo 10 euro alla settimana. Ti dico, se non sono frutto di una roba, cioè medie, dei compiti che lui deve fare, cioè cose specifiche, non lo farei. Comunque è brutto da dire. Magari niente, fai una cosa. Io tipo con i miei avevo tipo una specie di contratto che dicevo, vai, devo lavare i piatti, devo fare quello, quell'altro. Okay, mi date 10 cose un euro, po' più corpose, ma sì, l'idea no, è quella. Sì, però sì, è una questione più di filosofia. Però a me che distruggerebbe, tipo arriva il figlio e mi dice, papà mi dai 10 euro che devo andare a prendere questa cosa con gli amici? E gli dico, no, no, non ce la farei. No, io quello, cioè, però io era una specie di, cioè le cose del tipo, mi date 10 euro alla settimana, fai conto, io non vi chiedo soldi. Perché però metti non è giusto, che devi perché chiederli. Non fa parte del sistema. Però metti che devi chiederli. Mi chiedi? Non mi è mai successo a me, però. Però, no, voglio dirti che, cioè, secondo me la cosa, il valore che dai ai soldi da ragazzo, sicuramente è determinante l'educazione che ti danno i tuoi genitori, ma è anche una roba che secondo me hai o non hai. Sì, perché sì, tipo sì, vedo sì, nella sì, mia famiglia, io e mia sorella, stessa identica educazione, due modi di concepirli totalmente opposti. Io a volte infatti mi chiedo, ma com'è possibile? Cioè, che cos'è stato lo scarto che ci ha fatto... Beh, tu sei finito a mangiare patate e cipolle a un certo punto per le tue esistenze, quello che ti ha dato un'altra, una steccata. Ma però me, anche prima, cioè io mi ricordo fin da piccolo mi sono sempre messo sta para dei soldi e non ho mai capito che... perché. Cioè, nel forse senso... anche tutto esatto il giro ma delle serie. Poi amici. Mai sapere. Sì, esatto. Sì, cioè, stessa educazione. Sì, non è vero, non avete fine avuto perché sì, in anni diversi, ma in anni diversi. Tipo, noi non abbiamo gli amici che escono tutti i sabati e spendono 100 euro tutti i sabati per discoteche e robe. Ed è per me spendere 100 euro per fare una serata. No, io invece avevo tutti gli amici ricchi.
E quindi no, ma non dico ricco, ricco non ricco, c'è gente tipo che è abituata a uscire la sera e spendere un sacco di soldi. Sì. Io non ce l'ho quella roba. No, ok. Perché? Ma infatti no, però bisogna smettere di uscire. Perfetto. A caso sono uscito l'altra sera, 40 euro. Dove 40 euro? Al pub. Vabbè, ma sei andato a spostare no, in discoteca. Una birra media 6,50 euro, anche 7 euro. C'è il conflitto. Ma porca miseria, 5 euro un attimo. Anche uno si gira. Da 6,50 euro a 40 ce ne sono di birra in mezzo. No, ho anche mangiato e ho anche offerto. Allora, comunque ne ho una. Vai, ne ho una che si collegava a quella di prima. Ah, tu, tuo figlio è adottato. In che senso? Aspetta. Riparti. Lo scopri tuo genitore che è adottato. No, infatti non sto capendo. Ah, riparti. No, allora, tu adotti un figlio. Okay. Tuo figlio è adottato. Okay. Cioè, nel senso. Okay. Non è però questo il coso. Questa è la sinossi. No, la sinossi. Come la gestisci? Infatti dico. È la premessa. Ok. Allora, tuo figlio scopre di essere adottato e si vuole mettere alla ricerca della sua famiglia originaria. Però tu sai che la famiglia originaria versa in condizioni o di povertà estrema oppure ha una situazione difficile. Per cui però è strano che tu lo sappia. No, perché no, in teoria non lo sai. Dipende. Una volta si sapeva. Ok, quelli conosciuti io non lo sanno. E... diciamo che ci arriva. Dipende. No, perché tu lo sai? Questo non capisco. Cioè, conosci i genitori di persona? No, beh, magari con la, cioè, con la situazione per però io con tipo, il quale hai adottato il figlio. In realtà sei entrato inizialmente. In situazioni di affidamento si sa quali sono i genitori. E poi essere anche affidamento a lungo termine. Affidamento sì, ma penso lo intenda adottato tipo da appena nato. Sì, appena nato. Vabbè, siamo in una situazione in cui lo sai per qualche motivo. Lui in realtà sono dei 18 anni questa cosa, però mi dai 22 mi sto solo basando le persone che conosco adottate mi hanno detto che non lo, i genitori non lo sanno. Okay. Loro quando hanno compiuto 18 anni hanno potuto andare in un ufficio preposto e hanno chiesto di per avere i dati dei genitori e gli è stato dato dei dati parziali e loro poi iniziano a cercare. Quindi la ricerca è una responsabilità loro? Sì, ma così i genitori non hanno la più pallida idea. Cambia però, da caso a caso. Infatti io mi baso solo o magari, vabbè, possiamo anche far finta che lo supponi. No, cioè, sai che arriva da un posto dove è così e però è vabbè, comunque lì. Abbiamo la certezza che... Sì. Esatto. E a quel punto lì... Ma ci sta l'aiuto anche. Se io sono sicuro che mio figlio è comunque mi riconosce in quanto suo genitore, allora va bene. Cioè, se non lo sta cercando per scappare da te. No, nel senso, se abbiamo un rapporto molto pesante, sarei un po' in conflitto. Cioè, se abbiamo un rapporto che non funziona bene. Che poi c'è tutto un film su questo che si chiama Leon. Lion. È Leon? No, non è Leon. Lion. Cioè, se io avessi un figlio, ci vado d'accordo, abbiamo un bel rapporto e lui vuol fare questa cosa, lo aiuto anche. Sì, anche se sai che comunque entrerebbe magari a contatto con... Non sarei geloso della situa. No, realtà pesanti, dici. Realtà molto pesante. Per me è un problema comunque. Cioè, glielo dici già. Ma è pesante come situazione. Cioè, perché tu sai che magari questa cosa qua sconvolgerà completamente tuo figlio. Però lo vorresti tenere protetto da questa situazione, però è una curiosità che non può frenargli. Sì, cioè, è suo diritto secondo me sapere da e dopo è scontato anche che abbia più di 18 lo affiancherei per proteggerlo dalla situazione, vivermela con lui. E ci sta anche in realtà secondo me concettualmente che lui sappia comunque da dove viene, che origini ha, aiutarlo a capirlo. Io mi accerterei che abbia la maturità necessaria per abbracciare quella situazione e anche la preparazione, cioè devi effettivamente bene, esatto. Perché cioè, un saggio con degli anni. Assistenti sociali lo farei. No, perché ma anche io la premessa era è 18enne, ok, tutto. E all'inizio mi è venuto da dare una risposta così tranquilla come la state dando voi, poi ci ho pensato e ho detto ma caspita, veramente magari poi gli potrebbero scattare dei concetti tosti, nel senso magari voglio aiutare la mia famiglia e che ma per me ci sta però. Bella. Magari lo rende felice. Lo rende felice, ma allo stesso tempo gli cambia completamente la vita. In peggio. Hai ragione, scusa, dipende. È la vita che ti sei trovato. È un diritto che ha. Cioè, se lo vuol fare e continua a volerlo fare anche crescendo. Aspetta, però è figlio unico. Sì. Ah, perché se ne hai un altro, sull'altro. Vabbè, cioè, figlio unico. Non lo so, io forse per alcune situazioni molto pesanti mi porrei dei problemi. Cioè, proverai a spingere a non farlo, cioè gli direi a non conoscerli, cioè sapendo pure alla fine non è che lo però non vietando io al limite lo proverei a convincere a non aiutarli, ok, ma è tosta, è pesissima come cosa, sì. Pesissima. È per quello, cioè io dico magari li conosce, magari poi vuole mettersi ad aiutarli, scopre che non ce la fa, ma ha passato tutta la sua vita a cercare di aiutare la sua vera famiglia quando poteva farsi una vita sua. Vabbè, comunque, cioè suo diritto, però per me ci soffrirei molto. Per me è più un convincerlo a non aiutarli che
non tappargli gli occhi. Però non aiutarli in che senso? Cioè che non cambia la loro situazione economica? Io mi immagino situazioni in cui, magari... che ne so, i genitori ha solo una madre, è una mega drogata, stronza, che, sì, che non ce la fa e che lo vuole, dice sono la tua mamma, dammi... aiutami. Sì. Sì, magari anche in un giro, okay, in cui è uscita e rientrata da centri apposta, non si cura. Sì, allora, cioè, dipende molto da caso a caso. Un travaglio incredibile. Sì. Questa situazione, pure, allora, ci sono dei diversa. Bimbi piccoli anche in quella famiglia lì e lui è scatta un po' come tipo fratello maggiore padre, vuole aiutare la famiglia, cioè ci sta. Quello per me ci sta. Solo che magari lo sfruttano, cioè il problema secondo me diventa quando la famiglia originale tende poi a approfittarsi della situazione. Ma quello però lo capisci dopo. Sì. E secondo me sta lì nel lo convincono a non aiutarli. Io ammetto, forse lo mi assicurerei che fosse cristiano mio figlio, cattolico, e punterei a farlo diventare santo. Okay. Cioè, che cerca di tirare su una famiglia dal nulla. E però cazzo, cioè io venga ricordato nei secoli. È che se fossi adottato, mi immagino, vorrei sapere da dove arrivo, anche per comunque tutti i collegamenti di DNA e cose che puoi avere. Forse anche lì ci sta a tappare, cioè, gli occhi. Boh, ma scusa, alla fine che cazzo te? DNA in che senso? Non infatti, è DNA. Tipo, cioè, il che scopri. Il gene dell'omicida, ma no? No, cosa dici? No, ti mancano le familiarità con i tumori, quelle cose lì, però. No, no, io penso tipo, magari è meglio non sapere da dove arrivo, perché magari poi inizio a dubitare di me stesso. Eh no, ma sicuramente quello serve un confronto psicologico. Sì. Cioè tipo in Shameless c'è tutta questa cosa, c'è il gene Gallagher, dicono, che ti porta ogni membro della famiglia a fare dei casini. Ma dopo diventa una giustificazione, magari. Vero, dico, non saperlo, però magari non ti fa stare nell'ottica, no, però, ok, sono fatto sì, ma così non perché è una cosa matematica, cioè no, so, ho il gene killer, mi diventa un omicida. No, cioè, però magari se ha questi non dubbi vuol dire che non è pronto psicologicamente, cosa. Magari io sono distrutto. Merda, anch'io andiamo avanti. C'è una del pubblico, ce l'abbiamo? Ce l'abbiamo. Abbiamo quelle del pubblico. La prossima situazione arriva direttamente da Instagram, l'avete suggerita voi. Ce l'abbiamo con Giulia De Corli. Grazie. Mio figlio, attivo in politica, qui entriamo nell'ambito, nella sfera politica, che è quella che ancora non abbiamo trattato, con idee estremamente diverse dalle mie. Molto semplice. Quindi tuo figlio ha idee politiche ed è attivo politicamente con idee estremamente diverse dalle tue. Che questo l'abbiamo detto in macchina. Sì. Per me questo potrebbe rompere tanti rapporti. È nata da questa praticamente. Cioè, è usato io per me, lo riesco da quella. Se lo riesci ad accollare. Cioè, penso sempre al senatore Boccia che sta con la De Girolamo, che sono proprio una sinistra e una destra. Figo. Ci hanno fatto dei figli, secondo me ce la fai. Tu ce la faresti? Sì, cioè, nel senso, ti dispiace un botto, eviti quegli argomenti. Esatto. Cioè, l'argomento non puoi parlare della politica, di però sai che su quella roba lì ti scontrerai. Poi e io sto pensando a tipo, è di un altro partito. Molto diverso, non penso sia un estremista. Un fascista, un nazista. Io penso ad estremista. Okay. Esatto, secondo me se rientriamo poi in altre sfere come omofobia, certo, razzismo, quando nell'umano diventa rapporto. Con lì intanto è attivo politicamente su quei fronti lì. Io penso che hai sbagliato tante una cose. Ragione anche lì. Esatto, penserei ho sbagliato tutto. Ho sbagliato tante cose, sbagliato me tutto. Ne faccio una ragione anch'io. Anche mi sa che avevo avuto la stessa discussione con mio padre mi aveva detto non entra in casa, tipo una roba del genere. Però magari lo dice per dire. Sì. Magari sono quelle robe dire, che ti arrabbi e poi ci dice, devi vabbè, trovare, nel infatti, senso sì. Che anche io farei fatichissima, però alla fine se eviti quella roba, cioè se eviti l'argomento, sì, te la accolli in qualche modo. Proverei a capire se poi è solo una fase della sua vita, perché magari sai... dai 16 ai 18 anni. Però se non fosse estremista, in realtà da un altro punto di vista sarei anche contento, perché boh, non è, cioè, ha una sua idea, le porta avanti. No. Ma non dico non è estremista, non è un fascista. Capito, o un semplicemente si è sviluppato le sue idee, come io mi sono sviluppato le mie. Ah no, ma quello ok, però è normale che e poi anzi magari ci si impegna un botto in queste idee, ci crede tantissimo, perché no? Cioè non vabbè, lo vedo così. Che io obiettivamente vado subito a pensare a cose umane. Dipende in che idee credi e ti ma infatti io quello... vado sempre in cose umane, cioè se pensa alle idee che spaccherebbero sono tutte robe legate a cose umane. Sì. Diritti umani, sì, scusa. A diritti umani, cioè, però lì esce un po' dalla questione politica, diventa proprio più alla base. Torniamo al yak e di yak sulla religione. Dici. Cioè, no, vabbè, come fai lì però? Tuo figlio è contro, è omofobo. È peso, però alla fine è svelta qualcosa ragione. Per forza. Te ne fai una ragione? Cioè, cosa fai? Cioè, se penso. Io non ci avrei voglia di vederlo, però. In generale, se fosse. Se ok, però strong. Io penso che quando diventi padre, cioè, ti si innescano delle robe. Con cose, per cui alla fine te ne fai una ragione. Ma poi sarebbe Frank, sembra già me padre. Invece ci sta, cioè, alcuni genitori
non hanno voglia di vedere. Però secondo me è negativo. Cioè, secondo me, dal momento che tu hai messo al mondo un figlio, ti devi accollare che succeda questo e sì, devi fartene una però ragione. Però ti ricordi il discorso che facevo in macchina? Dicevo, cioè, finché tu in casa mia, ok, quando siamo insieme, non mi manchi di rispetto. Cioè, sappiamo che abbiamo questa divergenza di opinioni, ma tu non mi manchi di rispetto, perfetto. Nel momento in cui tu mi manchi di rispetto, fuori. Cioè, nel senso, se devi portare, se vuoi a tutti i costi manifestare le tue idee, bene, lo puoi fare, ma non in casa mia. Cioè, secondo me è quello. No, molto... io ripeto, però, l'imprescindibilità del rispetto dei diritti umani. Sì. E però, cosa fai se non li rispetta? Cercherei di correggerlo fino all'ultimo. E se non ce la fai? Alla fine, tiro un cartone nello sterno. No! Vabbè, è una scelta. Non lo so, probabilmente se sei molto estremo, probabilmente prenderemo due vie completamente diverse. Non vi vedete a Natale, non lo chiami più. No, perché avrei una persona che mi sta veramente. Quindi, però, anch'io mi sembra di capire che voi siete per la chiusura. So che non è così irreale il fatto che tu arrivi a un certo punto da genitore a non aver voglia di vedere tuo figlio. Perché alla fine, quando diventa una persona, è una persona. Io sono dell'idea anche tra fratelli e varie, tra di diverso, il sangue non faccia sì che tu per forza debba quello vedere. Sono d'accordo, no, infatti, ma non vale nel rapporto genitore figlio secondo me anche lì. Però cazzo, l'hai fatto tu, potevi non farlo. Vabbè, ho capito. Sono serio, cioè, sarò triste del fatto che è venuto così e mi sentirò colpevole. Ok, però l'hai fatto, cioè, in qualche maniera è anche responsabilità tua. Magari in un certo senso l'unica roba che farei è vaffanculo, provare a inculcargliela e provare a farlo cambiare. Però se non ce la fai proprio, bella, non vorrei vederlo forse. Peso, non so. No, io non ce la farei fino a quel punto. Però ti dico, non mi sento obbligato a volerli bene. Però sei responsabile, secondo me. Sì, però non mi sento obbligato a volerli bene. Secondo me è davvero dura. Ma li vuoi bene? Io sarei estremamente deluso. Però effettivamente, come dice Frank, secondo me fai fatica a staccarti completamente da tuo figlio e dire vabbè, basta, prendere le strade diverse. No, perché è comunque tuo figlio. Cioè, se anche hai quei sentimenti, secondo me sei obbligato a cercare di cambiare. Sì, esatto. Quello lo fai fino all'ultimo. Concordo. Cioè, se no diventi l'animale che fa il figlio e poi... Io forse stavo pensando, l'unica ottica in cui rimarrei nel giro è se poi lui fa un figlio, voglio essere un nonno super attivo e crescerlo io. Correggerlo. Correggere la parola che viene salto dopo. Generazionale. Distrutto anche qua. Io il mio figlio mi ruba le cose. È fascistello. Prende i figli di me. Gioca tutto il giorno a COD. E ha ucciso Riccardino. Gigio. Comunque, facciamo una roba, perché alla fine non ho detto quella del premozzo. E io ce n'ho una che è sulla ludopatia. Le potremmo lasciare per rispondere nei commenti. Va bene. Solo. Va bene. Mentre noi non risponderemo a queste qua. Vai prima tu. Tuo figlio diventa ludopatico. Fine. Che cazzo fai? Sì. Okay. Ok. Rispondete a questa domanda nei commenti. Ne ho anche un altro che però era quella di Rocco Schiavone, ma quella di ma c'è un limite di carattere nelle risposte, perché quelle ne stanno andando di 20.000. Ok. Un figlio arriva da me. Si è tagliato il pene con le forbici, sgocciola ancora sangue, ma questo è un particolare trascurabile. Mi dice che non l'ho ascoltato e capito quando mi diceva che non si riconosceva nel suo genere e ha dovuto affrettarsi per il cambio di sesso. Quanti anni? Pesissimo. Adolescente. 16. Okay. Per fortuna non ho dovuto affrontare questa domanda. Pesissimo, pesissimo. Vai Frank. E anche qui la lasciamo ai posteri. E è un po' ricollegandoci al seme di prima. E scopri che hai una figlia nata da una persona che ti ha rubato il seme. E ora è la tua figlia che è nata ti sta chiedendo dei soldi perché sua madre è in difficoltà. Scusami, come ti ha rubato il seme? Da Champagne, questo sorvoliamo. Però a tua insaputa scopre, arriva una e dice sono tua figlia, mia mamma a suo tempo ti rubò il seme. Ok. Cosa fai? Ce la diranno. Dopo devi far più semplice senza aver rubato il seme. Deve esserci una relazione extra coniugale, hai un figlio. Beh, però no, ci sta. No, perché è stato fatto a mia insaputa. A tua insaputa, ok, era importante la cosa di dire. Sì, perché io non sono responsabile, me l'hanno rubato. Ma lasciamola all'interpretazione non so quando è successo. È presente come si raccoglie la sperma per i cavalli? Esatto, sì, anche così. Vai Franci. Io aspetta, forse ne avevo una. Arrivo. Vado io intanto. Vai, no, ce l'ho. Scopri che tuo figlio si sta avvicinando a un ordine religioso a cui sei contrario, sta entrando in una setta. Cosa fai? Peso. Okay, Nick. Facciamo che magari non rispondono a tutte quante, ma quelle scelte a quale rispondere? A quella più pesa. Vabbè, allora quella di Cesare. Sì, ok. Vai. E se tuo figlio prendesse un animale domestico, cane o gatto, senza prima chiedertelo? E lo porta in casa. Tu entri in casa e c'è un cane. Papà, ho preso un cane. Lo volevo troppo.
Bello. Vabbè, oh, ci sta, ci faranno sapere. Beh, fa ridere che si pasta appeni mozzati, entrate in setta. Oddio. Ho portato mio padre a casa. L'ha fatto quando era piccolo, ci sta. Cosa dici? Sì, mio nonno l'ha fatto riportare indietro. No, sì, sì. Ah, quindi vita era dell'inserviente della lui aveva giocato all'in. No, ma infatti, cioè, sarebbe pesissimo, sì, però. Rispetto molto tuo padre, però. Lui ha portato un cane. Che grande. Sul labbro, rispondete nei commenti. Ne abbiamo un'ultima dal pubblico negli ultimi minuti. Da lasciare a no, no, da per fare noi, vai, per noi dal pubblico. C'era quella che non conoscevo, che mi ero curiosissimo. Lanciamo quella che non conosceva Tonno. Quella con la parola che non conoscevo. Con una parola che una parola difficile. Un bel giorno. Questa ce la manda Sam Buddy 96. Saluto. Un bel giorno mia figlia diventa ablutofobica. Cosa vuol dire? La fobia di lavarsi. Io da piccolo, ma fino non così piccolo, non volevo lavarmi. Mi lavavo una volta alla settimana, una volta ogni due settimane. E schifo. Mi ricordo proprio queste scene di mio padre che mi prende, mi trascina. Mia madre non voleva lavarmi, faceva Mauro, fai tu. E lui mi prendeva e mi trascinava e io mi aggrappavo alle porte urlando e lui mi doveva fare il bagno e io non volevo lavarmi. Ma ero tipo ci sono un sacco di bambini in quarta e quinta elementare. Tantissimi bambini. Sì. Sì. Io forse incomincerei a informarmi da un medico e capirei tutte le malattie che gli possono venire tramite questa cosa del non lavarsi e gliele esporrei tutte. Guarda, ti può venire questo. Magari con dei casi che gli porti. Bella mossa. Sì. È l'esatto mettere sopra i pacchetti di sigarette le trachee distrutte dal cane. Ma punirlo con delle puzze? Tipo lo fai dormire di fianco a un bicchiere pieno di merda. Gli caghi nel letto. Gli caghi nel letto. Che può arrivare a quelle condizioni lì. Esatto. Però tipo io andrei a farlo certificare. E dopo iniziamo. Ah, beh, certo. No, non come matto, cioè che c'è un certificato perché sì, ho ablutofobico. Vediamo. Vediamolo. E poi inizieremo un percorso con uno speciale. È iniziata la sfida. Comunque esiste anche la fobia di fare la cacca, eh? Sì. Ma quanto grande è il figlio ablutofobico? Non è specificato. Perché se è piccolo lo prendo e lo lavo. Come facevano a me. Lo prendo. Facciamo di forza. Che è un adolescente. Magari lo metti. Secondo me non può rientrare nelle violenze domestiche se lo stai prendendo e lo stai lavando. Dipende. Se c'è, se c'è del ghiaccio dentro la vasca. No, lo lavi normale. Io lo prendo di forza la testa e lo lavo giù dentro la vasca. Ma secondo me delle grandi secchiette d'acqua a momenti improbabili. Tipo mettere la colazione e bam. Arrivi con lo shampoo secco. Come i gatti poi. Io farei come un gatto. Come un animale domestico. Se lo prendi sotto e lo lavi. Io lo addormento con la sottomissione e poi lo butto nella vasca. Vabbè, dai, ci sta. Sì, e gli tolgo un rene. Così stai pensando, Tom, cosa stai pensando? No, stavo pensando realmente come farei, ma non sto trovando la risposta perché non lo vorrei costringere. Ripeto, a fare pesissimo, pesissimo tutto alla fine. È mega peso. Io lo butto in mare. Poi io sono ablutofobico. Lo porto al mare ogni weekend, scusami. Costa un po'. Però è salata, Salata. Vabbè, ma meglio si deve sciacquare il sale in quelle delle docce e gli metti lo shampoo dentro. Vabbè ragazzi, vi lasciamo questo fardello pesantissimo. Noi siamo distrutti, però mi è piaciuta molto questa puntata. C'è bello fame, perché c'è stato Nei commenti un commento sotto le 50 righe non lo leggiamo. È vero, cancelliamo. Devono essere belli, argomentati, costruttivi e date. Scopri che tuo figlio è un leone da tastiera che distrugge la gente con del bullismo, cyberbullismo. L'affronteremo. Polizia postale. Ce n'era anche un altro peso che diceva: se tuo figlio o tua figlia è un viene da te e ti dice sono un catfish. Quindi adesco persone online. Sarebbe da farci un altro episodio con un educatore. Cioè, ogni volta è vero, cavolo. Come il programma con la tata sulla 7. Bravo, esattamente. Sì, quello sarebbe davvero bello. Sarebbe figo. Lo trovi te? No. Ok. Non saprei dove cercare. Ma, prendiamo tipo. Io avevo un educatore, quello che stava con me al mattino a scuola perché arrivavo prima. Veramente sarà morto, sì, probabilmente. Cioè, no, ma nel senso, non prendo lui, però uno di quelli che in realtà è gente che non ha titoli particolari. È lì perché. O magari c'è gente anche che sta guardando questo video, che magari lo fa invece con sarebbe figo. Scriveteci. E vabbè, grazie a tutti. Noi ci vediamo la prossima martedì. Volta. Bravo. Alle 14, alle 13. E vi ricordo tutte le mattine alle 9 su Twitch, dal lunedì al giovedì. È vero. A parte quando. A parte quando devo giocare a COD. Vostro figlio è Tonno. Volevo scriverlo. Chiudiamola qui. Arrivederci.